Ora ricollego il dissipatore che ho pulito con l'aria compressa. Anche l'aria compressa dovete stare attenti a usarla, nel senso ci sono le bombolette potete usarle tranquillamente perché non creano umidità. Mentre se avete dei compressori normali come ce l'ho io, il compressore si forma sempre dell'acqua e se non c'è qualcosa che li ferma, rischiate di mandare acqua vaporizzata in giro per tutto, il sistema. E se andate ad accendere poi qualcosa salta. Quindi state attenti. Potete, vabbè, su questo, per esempio, su questo dissipatore tranquillamente l'ho staccato e gli ho passato l'aria. Quando lo fate, vedete, è pulitissimo, fate in modo di mantenere la ventola ferma. Pulite, pulite attraverso, fate così, io metto dentro la pistola per l'aria compressa, faccio così tutto attorno in modo da pulire tutte le alette, passo le alette, tutto quanto. Evitate proprio di buttarle in questa maniera, a farla girare veloce. Da lontano va bene, ma troppo da vicino rischiate. Io in passato le ventoline, soprattutto quelle più piccole, quelle delle schede video, mi sono avvicinato troppo e è saltata un'aletta. Sono delicate, queste magari sono più potenti, però meglio non metterle troppo sotto pressione. Ovviamente, dopo aver pulito tutto, ripeto, questa era solo una lezione per i neofiti, quindi qua siamo proprio a un livello più avanzato, cioè scollegarlo proprio il dissipatore, rimettere la pasta termica. Lì ho fatto altri video di come metto la pasta termica, vecchi video. Non è difficile, l'importante è non impregnare troppo, se no si sborda solo dai lati, non succede niente, però meglio non esagerare. Metto il dissipatore. Ogni dissipatore è diverso, in questo caso molto semplice, sono quattro viti laterali, sotto c'è un connettore già appiccicato dietro che non si stacca in questo caso e quindi è comodissimo. Però mi ricordo quando avevo un dissipatore, vabbè, di quelli super, una decina d'anni fa, e purtroppo se lo scollegavi da sopra si staccava sotto. Quelli erano dissipatori che bisognava collegare con la scheda madre fuori dal case, perché dovevi connettere dietro, poi il connettore, poi tutto il dissipatore, dovevi chiudere tutto ed era a posto. Era un po' una rottura di scatole. Poi ci sono altri che hanno altri tipi di funzioni, altri sono a clip, si collega a clip. Ognuno è diverso, quindi state molto attenti se decidete di toglierlo. Controllate bene come è fatto. Ovviamente sto avvitando un poco per volta sui vari lati, perché altrimenti si incurva tutto da una parte. Tanto in questo caso comunque sono è abbattuta, arriva a un punto, basta, si ferma, quindi non c'è bisogno di capire quanto bisogna stringere, arriva, arriva. Più di quello non va. Ovviamente c'è il connettore per far funzionare la ventola. Sulle schede madri, se il connettore non è collegato, se la ventola ha problemi, diciamo che più che altro se non è collegato la mainboard, quindi il BIOS e tutto, si accorgono che non c'è e non lo fa partire il computer. O comunque ti dà subito errori, generalmente lo spegne. Questo anche nelle schede madri di 20 anni fa. Può essere un caso che praticamente la ventola è collegata. Però parlo magari di schede madri come questa, magari più vecchie. Comunque la ventola è collegata, ma non sta funzionando per qualche problema. La scheda madre può darsi che non si rende conto che la ventola è scollegata. E quindi non capisce che non sta funzionando. Lei la vede e quindi fa partire tutto. Si accorge del problema, o meglio, non è che si accorge sempre della ventola, capisce che c'è qualcosa che non va perché il processore si surriscalda.
C'è il dissipatore, quindi si surriscalda fino a un certo punto. Comunque, arrivato a un tot di temperatura del processore, la mainboard farà spegnere il computer, manderà in standby, dipende da quello che gli dice il BIOS, da come è stato configurato. Perché uno può anche decidere manualmente un tot di temperatura del processore. Cioè, io posso dire alla scheda madre, modificando il BIOS, di spegnere il computer o dare solo un alert quando il processore raggiunge la temperatura di 60, 70, 80, dipende dai processori. Generalmente per i neofiti, se avete un computer, sicuramente se lo comprate già è tutto impostato perfettamente. Se invece lo costruite, potete tranquillamente lasciare il BIOS con i dati originali, non dovete per forza andare a modificare. C'erano vecchi BIOS 20 anni fa che se li lasci, dovevi andare a specificare la velocità del processore, di tutte le componenti, punto per punto, altrimenti rischiavi anche di bruciare il processore, perché non erano così intelligenti le schede madri. Comunque erano altri tempi, adesso si è semplificato tutto, quindi ci riuscirebbe a maneggiare una cosa del genere anche un bambino, tra virgolette, anche perché comunque c'è gente proprio che o ha paura o proprio non se la sente di toccare certe cose. Comunque non è semplice, io lo faccio veramente da più di 20 anni, quindi non ho problemi. Sto controllando le viti semplicemente perché, ecco, vedete, questa era un pochino lenta. Col tempo potrebbe anche essere che leggermente, non vi preoccupate che non si svitano da sole, non ci sono queste vibrazioni assurde. Però io quando rimonto un computer o sistemo un computer di un amico, ricontrollo anche sempre le viti per essere sicuro che sia tutto a posto. Ok. Tutto collegato, ovviamente manca ancora l'hard disk. Questo è un case un po' particolare, un vecchio case dove c'erano degli involucri in più fatti in maniera strana. Ecco qua metto l'hard disk, un hard disk in questo caso, e questo era un altro supporto per una specie di lettore proprio suo. Di questo tipo di case, ma non esiste più probabilmente. Allora, l'hard disk ce l'ho sull'altro computer e lo devo smontare. Scollego i connettori. In questo caso ho dovuto staccare l'alimentatore perché non riuscivo a togliere il lettore. Perché questo case è talmente strano che non si stacca il frontalino, vabbè. O se si stacca sicuramente, ma è un po' complicato, quindi lascio perdere per velocizzare. Ecco, potete vedere. Questo è uno dei primi Mac Store SATA. Lo vedete dalla scritta perché adesso i Mac Store li hanno cambiati come scritte. Poi questo è solo un 160 giga, quindi va benissimo per il computer di mio figlio. Per ora va bene, in futuro lo velocizzo con un SATA SSD. Vediamo. Tenete presente adesso con i sistemi operativi, mi pare dal 7, anche se il 7 non era un granché. Si può tranquillamente prendere un hard disk col sistema operativo perfettamente funzionante su un computer e inserirlo tranquillamente su un altro computer, quindi con una scheda madre diversa e altre componentistiche diverse. Funzionerà lo stesso. Qui adesso parliamo di Windows 10, qua dentro c'è Windows 10, quindi siamo sicuri che funziona perfettamente. Ma una volta non era così. Se mettevi l'XP su un altro computer, guarda, il 90% delle volte non ripartiva, dava errore perché vedeva un altro tipo di scheda madre, altra RAM, si incasinava. Purtroppo erano altri sistemi operativi. Lasciamo perdere Windows 98 o Windows 95, quelli proprio
erano veramente ostici come sistemi operativi. Lasciamo perdere il 3.11, siamo in altri tempi, altri gli hard disk erano dei floppy praticamente per la memoria che avevano. Avevano 300 mega, dovrei averlo ancora da parte, un hard disk così piccolo. Comunque, adesso inserisco questo, lo metto in questa cosa strana, ripeto, ogni case è diverso, eh? Quindi in questo caso lo inserisco qua in modo da connetterlo bene. Qua ci devo mettere le vitarelle. Lo metto un po' sopra, non lo lascio troppo sotto, così per far passare più aria. Appunto, bene, questa vite non va bene. Occhio che alcune viti hanno un passo diverso e non gli piacciono vedere questa qui. E mi raccomando, soprattutto negli hard disk meccanici, dove appunto ci sono dei dischi che girano, quindi non sono allo stato solido come gli ultimi che hanno fatto, conviene collegarli bene con le viti. A me è capitato di doverli collegare al volo. In passato in un mio computer l'ho lasciato uno praticamente a lato solo con i cavi, però le vibrazioni, il movimento non fa bene a questi hard disk. Senza contare appunto che crea vibrazioni in tutto il computer, minime, ma possono danneggiare qualcosa. Quindi se potete, mettetegli tutte le viti possibili. Mi è capitato una volta, non avevo quattro viti, ne ho messa una qua e un'altra di qua, in modo da tenerlo almeno fermo. Però un computer fatto bene deve essere collegato bene. Qui ho l'altro mio connettore SATA, questo è per le informazioni. Lo sto collegando adesso perché quando vado a infilare poi devo metterci le mani, è un po' un casino. E qua c'è l'altro connettore. Allora, se nel vostro alimentatore non ci sono abbastanza connettori, magari volete collegare due hard disk e non vi bastano i connettori SATA, quelli appunto per dare energia al dispositivo, vendono tranquillamente su Amazon, dappertutto, ma su Amazon è più veloce. Questi trasformano praticamente i vecchi connettori, questi, in un connettore SATA. Esistono anche doppi, adesso io l'ho collegato nell'altro computer quindi non ve lo posso far vedere, praticamente collegati così e qua ne escono due. Sono comodissimi, però mi raccomando, collegateli bene. Spesso questi connettori si muovono, guardate come si muovono, dovete essere sicuri di averli collegati bene, perché basta che c'è qualcosa che non va, rischiate, non si sa mai. A me è capitato però con i vecchi hard disk, quelli col collegamento ATA, che un filo era leggermente staccato e mi si è bruciato sotto le mani questo hard disk. L'ho visto proprio, uscito proprio il fumo, leggero leggero, ma se pa è partito, per fortuna era un vecchio hard disk, comunque erano tantissimi anni fa. In questo non so, perché comunque è più difficile, qua parliamo di pochi connettori, sono solo qua in questo caso solo quattro fili, proprio non mi è mai successo, con i SATA non mi è mai successa una cosa del genere. Comunque l'importante è che li collegate bene e funzionano. Io ripeto, nell'altro computer avevo quattro di questi, ma non mi bastavano perché avevo il quinto hard disk che è un SSD e quindi ho dovuto aggiungere uno di questi. Ok. Qua mi pare di aver collegato tutto, la scheda video per ora non ce l'ho da mettere,
Qui per fare un lavoretto fatto bene bene bene, io generalmente chiudo con le fascette, richiudo tutto, qua c'era già una fascetta. In modo che non ci sono fili che intralciano. In questo caso va bene così. Adesso non mi ci metto più di tanto, anche perché poi lo dovrò riaprire per mettere la scheda video, quindi per me va bene. Posso tranquillamente richiudere. Ok, io gli ultimi saluti ve li do qui seduto per terra, dove ho ancora il computer. E spero che la lezione vi possa essere stata utile. Alla fine non è che ho detto chissà che grandi cose, infatti per chi conosce i computer sono cose basiche queste. Se c'è qualcosa che mi volete chiedere, commentate tranquillamente, se avete bisogno di aiuto. Qualsiasi cosa, io sui computer sono ferratissimo, veramente, rispetto a tante altre cose, e da quando ho 10 anni, dagli anni 80 che sono con le mani immerse in questi componenti, quindi tranquillamente non abbiate timore, potete domandarmi qualsiasi cosa. Vi ringrazio tanto per l'attenzione e mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti, se vi piacciono i miei video. E magari mettete un like e noi ci vediamo al prossimo video.